benvenuti sulla piazzale dell'Urban Center. Stiamo per assistere alla cerimonia di partenza di questa 17ª edizione della Ronde del Canavese, prima gara in Piemonte nel 2023. Quindi, come tradizione, sono le strade canavesane e lo scorcio dell'anfiteatro Morenico a dare il via ad una lunga stagione di gare. 78 gli equipaggi che oggi hanno verificato, gran parte di loro hanno già effettuato anche lo shakedown e quindi ci hanno dato modo di vedere un primo scorcio di questa gara, che prenderà il via invece domani mattina alle 8 con l'uscita dal riordino notturno. Ma adesso ci prepariamo a conoscere i protagonisti di questa 17ª edizione della Ronde del Canavese. Vi diciamo intanto che Obiettivo News segue in diretta le fasi della cerimonia di partenza e seguirà in diretta anche le fasi dell'arrivo domani sera intorno alle ore 18. Come tradizione, la Ronde del Canavese assegna in memoria Livio Bausano, vincitore assoluto della gara, mentre ancora viva la sfida per il primo equipaggio canavesano, che assegna invece il Memorial Gino Bellan, due grandi personaggi che hanno scritto la storia dell'automobilismo sportivo non soltanto nel Canavese. Amici, io direi che possiamo partire e quindi chiedere ai miei collaboratori di far scorrere la prima vettura che prende il via questa 17ª ronda del Canavese, mentre vi ricordo le aziende che uniscono il proprio nome a questa edizione della Ronde del Canavese: sono la ditta Sata Bausano, l'agenzia Torino Cavour, Reale Mutua. Ma eccoci pronti con il primo equipaggio, loro sono Antonio Rusce e Martina Musiari, Scoda Fabia della BB Sport. Allora Antonio, intanto benvenuti in Piemonte. Sappiamo che la vostra presenza qui nel Canavese non è soltanto per cercare di vincere la gara, ma c'è un qualcosa di propedeutico per la stagione 2023. Sì, buonasera a tutti. Sì, siamo venuti qua per fare un po' di pione, per testare la macchina, per riprendere un po' gli automatismi. E insomma, quindi sono qua per testare un po' di un attimo nel gioco. Ecco, uno degli equipaggi che ha effettuato lo shakedown e che quindi può darci una prima impressione sulla prova di Bratiglione. Sono prove insidiose, molto tecniche, qui sicuramente il meteo domani farà la sua, quindi vedremo, dai, bene, però è una bella prova. Dai. A Gagliasso piacerebbe firmare l'albo d'oro, glielo permettiamo oppure partiamo subito cattivi? Per testare, però non proprio per andare a passeggio, quindi cercheremo di dire la nostra. Bene, grazie, in bocca al lupo per domani. Loro sono Antonio Rusce, Martina Musiari, hanno la Skoda Fabia della BB Sport e partono con l'equipaggio 1, quindi prende via ufficialmente la 17ª edizione della Ronde del Canavese. Questa Skoda è curata dalla RF Rally Team. Andiamo avanti, parlavamo degli avversari. Parlavamo di un Patrick Gagliasso e di un Dario Beltramo che sono saliti nel Canavese con il chiaro intento di firmare per la prima volta l'albo d'oro di questa gara. Dicevamo prima con Rusce, venuto per provare la macchina, per fare dei chilometri, a Gagliasso piacerebbe firmare per la prima volta l'albo d'oro. Non è molto d'accordo, secondo me. Era pure che ora voglia firmarlo lui l'albo d'oro. Ma noi siamo qua per giocare, per divertirci, quindi come di solito speriamo di far bene quel che viene. La prova speciale di Bratiglione è definita l'università dei rally, la prova delle 100 curve, è sempre una prova affascinante. Assolutamente, penso che potremmo avere quello un po' come vantaggio, avendola già fatta più di una volta, avere un po' più la conoscenza della strada e delle insidie che escono giro dopo giro, potrebbe essere quello un vantaggio. In bocca al lupo ragazzi, in bocca al lupo. Sono Patrick Gagliasso e Dario Beltramo, hanno la Skoda Fabia con il numero 2 curata dalla Roger Tuning. Prendono il via questo istante, non è una partenza subito in gara chiaramente, ma è una cerimonia di partenza, una passerella che, come di consueto, caratterizza le partenze, le edizioni della Ronde del Canavese. Chieti e Ruggeri, allora benvenuti anche voi in Piemonte, anche voi nel lotto dei pretendenti, anche voi qui da Rivarolo per dire noi ci siamo, noi ci proviamo, è vero? Sì, noi ci siamo per la terza volta, quindi insomma
senza risultati. Quest'anno, anche se sembra un elenco così un po' in sordina, ma ci sono tanti bei nomi, soprattutto anche i locali che secondo me attaccheranno sin da subito. Noi dobbiamo bere un caffè doppio domani mattina e spingere, non possiamo fare altro. Ascolta, la tua presenza qui nel Canavese come per luce e a scopo propedeutico per la stagione 2023? Sì, senza fare dubbio, perché i nostri obiettivi sono le gare in Lombardia, il Tra Pirobiche e il Coppa Valtellina. E poi la dividerei con un 50% con delle amicizie che ho conosciuto proprio grazie alla linea canadese. Ho sempre il piacere di andare nelle gare dove mi farò sentire a casa, quindi questa è una di quelle. E questa frase merita, amici, di rivolgere un grande applauso, perché significa che siamo apprezzati anche al di fuori dei confini regionali. Bianchi e Ruggeri, grazie ragazzi, in bocca al lupo per domani, facciamo scorrere anche questo equipaggio. Un pilota che invece è abituato alla ronda del Canavese e un equipaggio torinese, Enrico Tortoni, Gabriele Romei. Allora Enrico, siamo pronti un'altra volta? Noi non manchiamo mai al Canavese. No, manchiamo mai, perché comunque le gare di Mario Ghiotti che organizza sono stupende e allora non vogliamo mai mancare. Speriamo che il tempo ci porti buone, ma a quanto pare va da pioggia e neve, vedremo domani. Ascolta, quelli là davanti non vogliono mollare. Neanche noi. Fantastico, in bocca al lupo, buon divertimento! E prendono il via anche loro con il numero 4 a bordo di questa Skoda Fabia, sono Enrico Tortone insieme a Gabriele Romei. Il festival delle Skoda Fabia è la macchina del momento, la macchina che in queste gare va per la maggiore. E noi salutiamo con il numero 5, qui voglio un applauso perché intanto è quasi un nostro concittadino, un pilotino che negli anni scorsi ha fatto vedere delle grandi cose nel campionato italiano rally. Stiamo parlando con Davide Porta insieme a Tiziano Pieri e mi viene di ricordare che 25, forse qualche anno in più fa, il papà di tutti e due, erano alla partenza del Rally Alto Canavese insieme, e ci fa piacere sottolineare che a distanza di tutti questi anni sono nuovamente qui, questa volta è la seconda generazione, quindi Davide Porta e Tiziano Pieri. C'è un po' di emozione. Sì, la menzione è tanta. Questa è una gara test per iniziare l'anno bene, siamo in attesa delle risposte degli sponsor per vedere quest'anno cosa riusciamo a fare. Bene, bene, intanto godiamoci questo momento pensando a 30 anni fa che cosa faceva chi invece adesso è là appoggiato alla transenda che ci sta guardando forse con un po' di malinconia e tanta invidia. Ciao ragazzi, in bocca al lupo! Davide Porta, Tiziano Pieri, al numero 5, alla Skoda Fabia. La vettura rimane identica, cambia naturalmente l'equipaggio, siamo con il numero 6, Barea e Gonella, altro equipaggio che ci raggiunge da fuori, altro equipaggio che è salito in Canavese mica per scherzare, vero? Siamo qua per provare la macchina e vediamo. Da dove venite voi? Io da Brescia. Bresciani, prima volta al Canavese? Prima volta. Ecco, abbiamo fatto lo shakedown, cosa ne pensiamo di questa prova di Bradiglione di cui si parla dappertutto? Beh, è una prova impegnativa, però a me piace tanto. Quelli là davanti non mollano, voi cosa fate domani? Prima prova? Ma stiamo un po' a vedere. Una macchina poi. Vediamo l'effetto che fa. Bocca al lupo, grazie di essere qui con noi ragazzi. In bocca al lupo per domani, sono Farea e Gonella. Anche loro su una Skoda Fabia della classe R5, come vedete un parterre di protagonisti davvero di prima grandezza. Si parlava poco fa della Coppa riservata agli equipaggi canavesani che assegnerà il Memorial Gino Bellan. Cristian Milano, Nicolò Contellero, secondo me per loro, oltre alla classifica assoluta, uno dei primi obiettivi è proprio provare a centrare questa coppa dove c'è scritto un nome importante, un nome indimenticabile come quello di Gino Bellan. Assolutamente, sarebbe molto, molto bello per noi riuscire quest'anno a vincere quest'anno. Basta. No, vabbè. Assolutamente ci teniamo tanto, sicuramente quello dietro ci darà del filo. Ecco, è un motivo lieto che ha accompagnato la vigilia di questa gara, perché quando si parla della Coppa riservata ai canavesani nella ronde del 2023 si fanno assolutamente due nomi, uno il tuo, l'altro è quello di Giovanni Bauzano che è dietro di te.
Sì, c'è una bella bagarre sana e sicuramente ci divertiamo. Speriamo nel tempo che domani sarà sicuramente la padrona. In bocca al lupo, ragazzi, in bocca al lupo. Stiamo parlando di Cristian Milano e di Nicolò Cottellero, primo equipaggio canavesano al via della Rondel Canavese. Una Rondel Canavese dove non è mai mancato invece Giovanni Bausano insieme ad Andrea Scali, altro equipaggio che domani cercherà davvero, al di là della classifica assoluta, ma quella coppa riservata a Gino Bellan è il primo obiettivo, secondo me, è vero Giovanni? Sì, diciamo di sì, il primo obiettivo sarà un altro equipaggio canavesano che ci proverà. Bene, in bocca al lupo anche a voi, buon divertimento, la prova di Frateglione per te non è assolutamente un segreto perché l'hai fatta un X di volte. Divertitevi ragazzi prima di tutto e tutte le conclusioni le tireremo naturalmente domani sera, qualche minuto prima delle 18 con l'arrivo finale qui sulla piazzata dell'Urban Center. Ad interrompere l'egemonia della Skoda Fabia c'è questa bellissima Hyundai portata in gara da Riccardo Lopez e Stefano Bruzzese. Riccardo, allora, una nuova vettura che ha fatto la sua comparsa nel team Lopez Competition, l'occasione di provarla su una strada che tu conosci. Diciamo questa gara principalmente abbiamo deciso di farla sia perché abbiamo un progetto nell'italiano quest'anno io e Stefano con un'altra vettura e anche perché appunto essendo che sarà una nuova vettura nella nostra factory iniziamo a capirci qualcosa. E soprattutto farla vedere in giro per dire guardate che la Lopez d'aiuta c'è. Eccola qui. Bene, domani invece c'è un lotto di partenti dove mancano vero le URC ma ci sono le R5 a fare la padrona. Sì, diciamo che domani in base al meteo ci sta da vedere. Questa vettura sull'asciutto abbiamo fatto dei test è molto competitiva. Diciamo che è sempre quello che vuole sempre un po' cambiare. Oltre alla Skoda noi abbiamo il nostro compagno, la nostra punta di diamante che Davide porta con numero 5, quindi occhi puntati su di lui. Molto bene, buon divertimento ragazzi, ciao! Ciao, tutto il resto lo discutiamo domani sera, vi dicevo qualche minuto prima delle ore 18, arrivo e premiazione qui sul piazzale del centro commerciale Urban Center di Rivarolo. I gemelli, Tessa, e beh qualcuno mi ha detto ricordati di fare gli auguri a Delmo perché oggi è Santa Delmo. Grazie, no, ma sono sempre il numero uno. Come state? Siete in forma? Tutto benissimo, dai, siamo qua a cercare di fare il nostro meglio. Tra l'altro per voi, se non vado errato, è l'esordio in gara con questa nuova vettura. Sì, una macchina nuova, la proviamo la prima gara, dai. Bene, la prova di Pratiglione invece non è un segreto per te, Ademo. La strada è uguale, più o meno tutte le strade si portano a Roma, via. Ciao ragazzi! In bocca al lupo, buon divertimento, sono Ademo e Mauro Tessa, io gli dedicherei un grande applauso a questi ragazzi perché sono davvero due splendide persone, portano in gara la loro nuova arma che è nata in quella di Coazze, rifatta completamente ed ecco la seconda Hyundai I20 con il numero 12 Martinelli e Sica, altro equipaggio che credo ci raggiunga da fuori Piemonte, vero Martinelli? Da dove? Friuli. Dal Friuli, beh un applauso glielo facciamo, vengono a correre a Rivarolo anche dal Friuli, prima volta qui con noi. Sì, prima volta venuto qua, prima volta con la Hyundai, quindi speriamo bene, dai. Allora, temi più gli emiliani, i bergamaschi o i piemontesi? No, un po' tutti. Vediamo domani però, facciamo attenzione perché lo sguardo dice tutto. Ragazzi, grazie di aver raggiunto Rivarolo, in bocca al lupo, buon divertimento per domani. Sono Martinelli e Sica, una bellissima Hyundai R5, Hyundai I20, mentre noi invece ritorniamo nuovamente in casa Skoda con Linus e Mattioda, anche loro sono Skoda R5, anche loro fanno parte della moltitudine di vetture di questa classe al via di questa rotta. Siamo pronti, sono la seconda edizione, rally molto bello, entusiasmante, speriamo di far bene domani che se il vento ci aiuti. Assolutamente sì, ma sembrerebbe che qualche speranziella ce l'abbia data e se poi si mette a piovere dalle 8 in poi faccia quello che vuole. In bocca al lupo anche a voi ragazzi, è l'equipaggio dell'Alma Racing a bordo di questa Skoda, loro sono Linus e Mattioda.
La vettura del team Tambra di Chieri, Tortolici e Andrian portano in gara questa Skoda Fabia. Allora ragazzi, voi invece siete pronti? Beh sì, noi siamo pronti, speriamo che lo sia anche il tempo, che si tenga buono. Lo sperano un pochino tutti, è vero, domani ci sono queste previsioni un pochino così. Si tocca prendere gli usci, no, speriamo di no, speriamo di no. Speriamo in una bella giornata, il rally è bellissimo, che è andato benissimo, speriamo di divertirci, che il tempo sia buono. Molto bene, ve lo auguriamo anche noi, buon divertimento, arrivederci domani, ciao ragazzi, domani mattina lo ricordiamo, l'uscita del riordino notturno alle 8.01, vi ricordiamo anche che Obiettivo News segue in diretta le fasi della cerimonia di partenza qui dall'Urban Center e seguirà domani la cerimonia di premiazione. Buona ed Agostino con il numero 16, si è parlato addirittura in Toscana di voi e la vostra prestazione è molto attesa. Anche per te, Claudio, è una gara propedeutica a qualcosa di più importante? Ma sì, dai, vediamo di se riusciamo a fare la 0-1 e quindi noi siamo valdostani, questa era per noi diciamo la casa di casa, non perché ora c'è anche quella d'Aosta, però è quella che è più vicina d'Aosta, quindi la prendiamo come un test. Molto bene, quindi un test su una prova importante, una prova, lo dicevamo prima, dove ormai non c'è più niente da inventare perché è una prova che si conosce dappertutto. Voi oggi avete fatto lo shakedown, cosa ne dici? Ma sì, dai, diciamo che la prova comunque lo shake era viscido, domani mattina dobbiamo fare attenzione alla prima prova, la prova è bellissima, c'è un po' di tutto e cerchiamo di divertirci. Bene, buon divertimento ragazzi, ci vediamo domani. Vona e D'Agostino, equipaggio valdostano con il numero 16 a bordo di questa Skoda Fabia. Un'altra vettura ceca, quella che ci sta per raggiungere. Claudio Giazzi, Lisa Bollito, due personaggi che non hanno sicuramente bisogno di presentazioni. Claudio, i tempi della Renault Clio Gruppo N. Qua un po' di pausa, poi adesso siamo tornati alla grande. Ah sì, vediamo a divertirci un po', ci proviamo. Poi hai a fianco una navigatrice che non si discute, direi proprio di sì. Bene, allora, dicevamo, davanti non scherzano, ma noi abbiamo voglia di provarci, no? Vabbè, no, noi siamo lì, cerchiamo di divertirci. Che è la cosa più importante. In bocca al lupo ragazzi, buon divertimento. Claudio Vanchini Giazzi, Lisa Bollito, Skoda Fabia numero 11. La Skoda Fabia della Gima Autosport. Tardani e Urban, mi fa molto piacere ritrovare Paolo Urban, un grande amico, mi fa piacere chiaramente rivedere anche Tardani, pronti a questa avventura. Pronti a questa avventura, è la seconda volta qua nel Canavese, l'ultima volta abbiamo fatto un bel terzo posto di classe, speriamo che vada bene ancora. Bene, noi siamo qui ad attendervi per farci raccontare la giornata di domani. Ciao ragazzi, ciao, grazie. Tardani e Urban, equipaggio della Spitfire Racing. C'è un istante di buco, abbiamo fatto in frettissima. Un'altra Skoda Fabia, un altro pilota canavesano che da qualche anno non manca davvero mai al via della ronda del Canavese, Elvis Grosso nella Blanco. Elvis, allora dicevamo, tu non manchi mai alla ronda del Canavese, è immancabile la gara di casa. Allora diciamo che vediamo di divertirci, bisogna fare qualche gara, bisogna farla, quelle di casa cerchiamo di esserci, di divertirci. Tanto per te la prova non è un problema. Ma i problemi ci sono purtroppo, perché oggi era scivolosa per tutti, non solo per me, è impegnativa. Domani speriamo nel mezzo che sia clemente, ma proviamo a sperare. Speriamo le vite incrociate. La notte porta consiglio. Ciao ragazzi, arrivederci domani. Grosso e Blanco, equipaggio numero 19. Bordo di questa Skoda Fabia.
Pierangelo Dasinato insieme a Luca Ferraris. Pier, buonasera. Buonasera a tutti. Sei pronto? Siamo pronti, sì, dai. Contenti, fiduciosi e in mezzo ce lo sentiamo bene, quindi vediamo domani cosa succede. Bene, da domani mattina vi seguiamo, eh? Anzi, vi seguiamo anche adesso perché Obiettivo News sta seguendo in diretta le fasi della partenza. Grazie ragazzi, a domani, ciao! Bruno Godino, Stefano, Bruno Franco, altro equipaggio, come dicevamo prima i nostri colleghi, che è seguito addirittura dalla Toscana, quindi vi tengono d'occhio anche lì, facciamo bene domani, Bruno? Sì, siamo contenti perché è un bel team e guardiamo di fare bella figura domani. E soprattutto di divertirci, va? Sicuramente sì, grazie. Ci vediamo ragazzi, ciao! Ciao Bruno, ciao Stefano, bocca al lupo! Questa Renault Clio abbiamo con noi Gianluca Crippa e Giada Becis, equipaggio della Wayman Motor Team, gli chiediamo da dove ci raggiungono loro. Bergamaschi anche loro, beh, e sono tanti gli equipaggi che ci raggiungono da lì, significa che la Ronda è conosciuta anche lì. Sì, anche perché ho fatto danni qua, ne siamo ancora qua, anche una gara test. Te lo stavo giusto chiedendo, per cosa? Un'altra serie molto molto interessante, quindi bocca al lupo, buon lavoro, perché per voi diventa anche un lavoro domani, però soprattutto buon divertimento. Crippa e Becis, scusa un momento, ok, ce l'abbiamo fatta, ciao. Fulvio Cadetti, Giulia Conti, quante volte in questi oltre 40 anni, però voi ne avete di meno sicuramente, ho avuto il piacere di presentarvi sulle pedane di partenza e di arrivo dei rally. Fulvio, allora siamo pronti. Beh, come inizio stagione un classico, si viene qua per provare la macchina e comunque queste strade sono sempre divertenti. Noi siamo soliti in classe, cioè cercheremo di divertirci e speriamo che vada tutto bene. Molto bene, noi siamo qui ad aspettarvi domani sera, magari facendoci raccontare una giornata divertente sulle strade del Canavese. Ciao ragazzi, ciao! Fulvio Caldetti, Giulia Conti, equipaggio numero 23, a bordo di questa Peugeot 207, unico equipaggio nella classe Super 2000, e noi invece andiamo con le quattro ruote motrici Gruppo N, Fulvio Flavio Tarantino, Renzo Paschi. Allora Flavio, siamo pronti. Dai, iniziamo la stagione tutti gli anni qua, poi proseguiremo più avanti sulla terra, dai. Ah, quest'anno abbiamo il terra in programma. Ma come tutti gli anni, però il canavese lo facciamo lo stesso sempre. Ci fa molto molto piacere. Buon divertimento, ciao Flavio! Buonasera! Gianni Lopez, Elena Giovenale, Gianni lo ha corso un sacco di volte, Elena c'è stata addirittura su un podio assoluto, quindi per voi non è un problema la Ronda del Canavese. No, è sempre un problema, comunque cercheremo di metterti il massimo. Beh, lo sguardo dice tutto, no, assolutamente sì. Bene, abbiamo visto la nuova arma della Lopez Competition, ci piace davvero molto. Speriamo di trovarla vincente anche domani e voi che ci diciate almeno che vi siete divertiti. Ma teniamoli d'occhio questi due. Ciao, ciao ragazzi. Un altro equipaggio canavesano, Francesco Diaco, Simone Sparvieri, equipaggio numero 26. Franco, allora, siamo pronti. Siamo pronti. Il canavese non si manca mai. Beh, l'unica gara che abbiamo di casa dobbiamo farla, noi che siamo del Canavese. Ascolta, tutti dicono prova molto molto bella, ma oggi è difficile, vero? Ma sì, noi, io il mio motto è questo, dico, con l'asciutto su tutti i bravi andare, dobbiamo andare col bagnato. E poi una macchina che ormai per te non ha segreti, perché ci hai fatto addirittura la Rally Legend, quindi
ma comunque c'è tanto da scoprire. Ci vediamo domani, in bocca al lupo ragazzi, ciao! Francesco Diaco, Simone Spavieri, Renault Clio Super 1006. Mi sembra di poter dire che per Mauro Beltramo ed Enrico Chetti questo è il debutto su questa vettura, non è vero? Prima volta su questa macchina, non si può mancare alla Ronda del Canavese. Per iniziare l'anno è bello cominciarlo con un'auto nuova. Ecco, allora, siccome tu ogni tanto davvero ci stupisci con delle auto fantastiche, Mauro, cosa abbiamo in programma quest'anno? Dal team in avanti riprendiamo la nostra scuola. Ah, ecco, soltanto messa lì un momentino, questa era una gara propedeutica per vedere l'effetto che fa. Bene, bocca al lupo, buon divertimento ragazzi, ciao! Mauro Beltramo, Enrico Chetti, Toyota Yaris, gran bella vettura, la vettura del momento. Come è la vettura del momento anche questa vettura 208, un altro equipaggio canavesano flessente e possuto. Allora, Stefano. Ah, tutto bene, speriamo domani di divertirci. Se non nevica meglio, poi se nevica fa lo stesso, pazienza. Tu sei un altro che al Canavese non manca mai. No, gara di casa, sempre bello. In bocca al lupo, ciao ragazzi. E come per le Skoda, anche per le Peugeot 208 inizia un pochino la sfilata, sono davvero tante, con il numero 29. Serena, Filippo Serena e Luca Pieri, anche in questo caso dobbiamo parlare di due persone che uno al contrario dell'altro, perché il pilota ha visto il papà correre negli anni con un certo successo, il navigatore è invece il figlioletto che invece adesso sta dando grandi soddisfazioni, però noi siamo qui, ci proviamo. Sì, certo, ci proviamo sempre, poi la gara di casa non si può mai mancare. Perfetto, quel signore là di là lo vedo sorridente, pronto come al solito. Come sempre, lui è sempre pronto. Ci vediamo ragazzi, ciao, ciao. Lello Power, Simone Bellanzon, hanno il numero 30, una Peugeot anche loro. Allora, Lello, anche per te la domanda è d'obbligo, perché sappiamo che le gare per te sono sempre propedeutiche. Che cosa abbiamo in mente in questa stagione? Ma siamo qua per provare la macchina, vorremmo fare alcune gare della Coppa Italia e del Retrofit, col trofeo Michelin. Quindi anche per voi la Ronda del Canavese è propedeutica per vedere tutti i meccanismi che siano posti e poi partire alla grande. Perfetto, grazie ragazzi, ci si vede domani, bocca al lupo. Stefano Santero, Fabio Grimaldi, beh amici di Valoro, io un applauso lo voglio per questo equipaggio perché sarà il nostro fiore all'occhiello nel campionato italiano assoluto rally 2023, anche perché loro sono al via del Canavese per provare la vettura, per verificare gli ultimi meccanismi e poi già dalla prossima settimana sulle strade del gioco per l'inizio di una stagione che ci auguriamo sia davvero importante, è vero Stefano? Sì dai, dopo un'annata 2022 di apprendistato nel campionato italiano ci riproviamo di nuovo quest'anno con delle grandi novità, perché per me è la prima volta l'esordio con questa Clio e con il navigatore Fabio Grimaldi e niente, siamo qui per provare, fare un po' di modifiche, assetto e tutto quanto, speriamo che il tempo sia clemente, che ci lascia un po' giocare un po' e lavorare un po' e dai, speriamo che sia una bella gara. Fantastico, in bocca al lupo, buon lavoro anche a voi perché per voi domani al di là della corsa sarà un lavoro. Stefano Santero, Fabio Grimaldi con il numero 31 al via su questa Renault Clio, altro equipaggio Alma Racing.
Fabio Beccuti, Ismaele Barra, equipaggio delle WM Motor Team, anche loro alla via di questa gara in una classe dove non si scherza, ma dove in più di un'occasione, voglio dire, Fabio ci ha messo del suo, no? Vediamo, dai, macchina nuova per noi, come hai detto, la classe è impegnativa, però noi venderemo cara la pelle, dai, come al solito, come al solito. Bocca al lupo, ciao ragazzi, buon divertimento. Mattia Lapertosa, Fabio Grimaldi, eccoli qua, anche loro non mancano mai nelle gare del Torinese. Allora Mattia, siamo pronti. Aspetta, no, Fabrizio De Marchi, se no poi si offende. Che piano. Ma siamo pronti, siamo pronti. Pioggia, neve, cosa fa domani? Non lo so, e beh, faccio mica meteorologo io. Dacci una mano, fai qualcosa. Mi auguro anche per me, perché voi siete in macchina e tribolate, ma domani sera ci sono io qua a prendere pioggia e neve, quindi è meglio se è così. Ecco, io direi che è tutto bello sereno, che stia così, va bene così. Allora, Mattia, cosa abbiamo in programma per il 2023, visto che questa è la gara che dà il via in Piemonte? Non lo so ancora, dobbiamo ancora definire un programma, non ho pari idea, penso delle gare sport, però. O ci siamo sempre, via, non manchiamo mai. Benissimo, ciao ragazzi! E io invece di Rivarolo vorrei un grande applauso per Pauley e Sturla, equipaggio inglese. Loro l'abbiamo già visto, io vado dal navigatore perché mi hanno detto che il navigatore un pochino l'italiano lo parla. Intanto benvenuti a Rivarolo, quindi welcome in Rivarolo. Ah grazie, è fantastico qui. La prova è buona, fantastico, tutto bene. Ok, beh, gli facciamo un grosso applauso, Paola e Sturla, equipaggio inglese qui alla Ronda del Canavese, quindi un tocco di internazionalità anche alla nostra gara. Ciao ragazzi, buon divertimento! Vogliamo ricordare che Obiettivo News sta seguendo le fasi della comunicazione in diretta e amici, gli applausi devono continuare perché abbiamo alla via il primo equipaggio femminile alla Ronda del Canavese. Sabrina Roccati, Mara Miretti, buonasera, ben ritrovate. Buonasera, ben ritrovate veramente. Allora Sabri, ogni tanto ci facciamo vedere e ci fa piacere. Ma sì, ogni 10 anni così esco di nuovo fuori. Eh beh, un equipaggio che non si discute, sarete 3 domani a battagliarvi per la Coppa Femminile. Cosa ci dici? Sono ben giovani le altre, ma cerchiamo di difenderci. Però qui l'esperienza non manca. Quindi diciamo di sì, dai. Ne parliamo domani sera. In bocca al lupo. Ciao ragazzi, buon divertimento. E il primo equipaggio femminile ha lasciato la pedana di partenza di questa 17ª edizione della Ronda del Canavese. Una vettura della Scacco Matto, mi fa piacere ricordarlo perché Scacco Matto è un'azienda, un team canavesano. Ceris e Bionat, equipaggio valdostano invece, qui al Canavese, perché? Non possiamo mica solo correre a casa. C'è qualcosa in preparazione per la stagione? No, qualche garretta così, penso. Qualche garretta qua in Nicola. Ah, mi fa... Io a casa, benissimo, bene. Vicino a casa, è importante divertirsi, vero? Domani siamo pronti? Sì, sto cercando di capire un po' come funziona, perché veramente sono passati dalle mie due a questa. Ci proviamo, dai. Bocca al lupo, ciao. Buonasera ragazzi, inizierò insieme con Romeo, da dove voi? Genova. Genovesi, prima volta sulle strade canavesane? Prima volta, sì, prima volta insieme, amici da anni, ma prima volta insieme. Bello questo è da raccontare domani sera. Assolutamente. Sperando di tutto bene. Ti aspetto, sono qua, non vado via. Non mancheremo. Ascolta, la prova speciale, cosa ne dici? Bella, molto divertente, abbastanza scivolosa, però ci siamo divertiti. Molto bene. Ci vediamo domani. Ciao, ciao ragazzi. Le vetture ad una sono uscite dal parco assistenza
di Cornier e hanno raggiunto riva loro. Verranno parcheggiate nel sotterraneo dell'Urban Center, da dove usciranno domani mattina alle 8.01 per affrontare il primo dei quattro passaggi sulla prova di Pratiglione, poco più di 11 km, l'arrivo finale qualche minuto prima delle 18 domani. L'altro equipaggio, Gatto e Rosso con il numero 38. Buonasera ragazzi, siamo pronti? Ciao ragazzi, sì, tutto pronto. Dove? Da Biella. Biella, sì, prima volta qui? No, ho già fatto l'altro anno col Panda Kid come pilota e altre tre edizioni da Navica. Quindi non è un segreto? No, no. In bocca al lupo su questa vettura della Special Car, un'altra azienda canavesana. Arrivederci a domani. In rappresentanza dell'amministrazione comunale di Cornier, Vanni Grisapulli. Allora Vanni, grazie di averci raggiunto. Tu quando si parla di motori, ma in generale di sport, non manchi mai. Siamo sempre pronti. Cornier è presente, siamo sempre pronti, ci mancherebbe. Lasciami solo salutare questo equipaggio. Sono Viraglia e Zeffiretti. Elenina, ciao, mi fa piacere ritrovarvi qui. Come va ragazzi? Ma sì, bene, dai, oggi abbiamo fatto lo shakedown e domani si vedrà. Bene. Siamo pronti però, siamo quella là è sempre pronta, con quel sorriso lì. Ciao ragazzi, in bocca al lupo! Vanni, allora, dicevamo, non soltanto sport dell'automobile in canavese, perché sappiamo che nel mese di giugno c'è una grande manifestazione che coinvolge 10 paesi. Il Games. Parliamone un po', perché i nostri amici lo devono sapere. 10-11 giugno, 16 paesi, finalmente dopo il periodo Covid ripartiamo a giocare. E aspettiamo un po' tutti a essere presenti, spettatori, tifosi, anche a partecipare. L'Alto Canavese Games è una sorta di giochi senza frontiere molto molto divertente. Molto rustica, molto, molto canavesana, dai. Hai detto 10-11? 10-11 giugno, spero di non sbagliare. 10-11 giugno, dove la facciamo quest'anno? Rivara. Ah, Rivara, ah! E noi salutiamo invece un altro equipaggio pronto al via, Surra e Di Martino. Allora, Surra, come andiamo? Bene, dai, siamo pronti? Sì, pronti. Voi siete sempre pronti, dai, quando si ricomincia, quindi quest'anno cosa facciamo? Adesso questa, poi... Ah, partiamo con calma, vediamo l'effetto che fa. Ciao ragazzi, in bocca al lupo, anche per domani. Bene, allora quindi c'è un grosso appuntamento, ma adesso prepariamoci a godere la ronda del Canavese, che è sempre un appuntamento di cartello, no? E poi? Speriamo nel tempo che c'è clemente, perché tutto vada bene e ci si possa divertire. Ragazzi, andiamo a darci una gara, che è la prima dell'anno, e non è per niente, per fare assistenza, il prossimo. Noi siamo presenti, molto molto bene. Saluto e buona serata a tutti. Ringraziamo Vanni Grisapulli, Doblanche e Bevi d'Acqua, anche loro pronti alla... quella che è una cerimonia di partenza, quindi un primo approccio, ma voi il primo approccio l'avete già avuto oggi, no? Sì, sì, l'abbiamo fatto oggi, tutto il lavoro sport l'abbiamo fatto oggi. Allora, quali sono le prime impressioni? A Canavese è la terza volta, quarta che lo faccio e questa prova è bellissima. Poi si è bagnato, asciutto, sporco, cioè, chi se ne frega, sempre bene. Molto bene. Ciao ragazzi, buona serata. Gilberto e De Petris nel numero 42, anche loro una Peugeot, anche loro questa piccola occasione, questa piccola passerella, ma domani si fa sul serio, speriamo. Siamo pronti ovviamente. Adesso vediamo dove è anche il tempo. Alziamo gli occhi al cielo, c'è la luna, quindi speriamo in bene. Ciao ragazzi, buona serata. Baglieri e Juretic, ce lo fa, forse c'è... Ah, Juretic, hai ragione, sì. Io lascio la parola a lei che, sì sì sì, perché è venuta dal Friuli per venire a correre il Canavese con me. Allora, innanzitutto gli facciamo un grosso applauso, benvenuta nel Canavese. E visto che non vuole parlare, la facciamo anche scendere un momento, va.
Beh, sì. Dai, due minuti perché i nostri amici vogliono salutarti. Noi siamo il popolo canavesano è solitamente ospitale. Allora, intanto benvenuta nel Canavese, benvenuta in Piemonte, prima volta qui con noi. Sì. Oggi abbiamo fatto lo shakedown, cosa ne dici della nostra prova? Abbiamo rischiato al secondo giro. Ah, è matto quello là? Ascolta, grazie davvero, sei simpaticissima, grazie, in bocca al lupo per domani e soprattutto buon divertimento e tu fai attenzione, perché a te ti teniamo d'occhio. Visti i precedenti e meglio. Ciao Valeri. Violetic insieme a Valeri su questa Renault Clio numero 43. Buonasera ragazzi, con il numero 44 a bordo di questa Renault Clio, bellissima come al solito. Luca Pignataro, no, Giulia Canuto. No, da quanti anni? Ogni tanto tiri fuori questo gioiello che è sempre molto molto bello. Sì, il tempo è sempre quello che era un po' stesso, poi in realtà gli impegni lavorativi, nella vita di anni, non importa, uscire sporadicamente, questo è un po' stesso. Abbiamo qualcosa in programma? In programma ho tante cose anche. No, ascolta, lasciamo stare, va bene così. Domani sera però ci siamo qua, eh. Ciao ragazzi, Luca Pignataro, Giulia Canuto. È il momento del Renault Clio N3 a Novi. Insieme a Novi, la famiglia Novi è reduce da una grande stagione 2022. Adesso ci prepariamo a bissarla, vero? Ma la stagione l'ha fatta lui. No. Siete pronti? Domani su questa prova dobbiamo fare i conti con il Novi, vero? Sì, con lui, ce la facciamo fare a lui la prima. Ah ecco, boh, quindi la prima prova e poi vediamo. In bocca al lupo ragazzi, ciao! Roberto Antonio Novi, sulla Renault Clio, mentre su questa Peugeot 306, Miglieri e Passeri, anche loro non mancano mai, Alessandro Miglieri, Ivano Passeri. È equipaggio storico, devo dire, no? Sì, da parte sicuramente. Ma lui è già andato a dormire. Beh sì, beh, è una certa età, eh. Io non è l'anno. Così domani siamo in forno, dai. Ciao ragazzi, vediamo, ciao. Maiolati Dufano, anche loro su un Renault Clio RS, pronti anche voi? Assolutamente pronti. Ecco, anche per voi la domanda è d'obbligo, no? Lo chiediamo un pochino a tutti. È una presenza propedeutica qualcosa che abbiamo in programma per la stagione? Ma assolutamente vogliamo fare non solo questa gara, ma anche la numero 4 per la previsione prossima a fare il CRT. Bene, bene, fa piacere. Quindi buon lavoro, eh! Ciao, grazie ragazzi! Intanto diamo due orari, la prima prova speciale prenderà via alle 8.56, poi ci sarà il riordino e il parco assistenza, secondo passaggio alle 11.40, riordino e parco assistenza, terzo passaggio 14.24, l'ultimo passaggio dopo l'ultimo riordino e l'ultimo parco assistenza 17.08, arrivo finale 17.54, un altro che non manca mai. Roberto Totino insieme a Noemi Chiaco, altro equipaggio del posto, quindi buonasera ragazzi. Come va? Tutto a posto, chiedo a te, come va? Sei in forma? Io sono basso di pressione. No, già. Ah, ecco, no, vai, voglio dire, c'è tutto quanto per divertirsi e far bene, perché la macchina è a posto, il pilota è a posto, la navigatrice non ne parliamo. Ma per carità. Posso dirlo perché papà non c'è, hai capito, è distante, non posso dire. Cosa via papà? Sì, adesso posso parlare, perché se c'è lui bisogna stare attenti, eh. Bocca al lupo ragazzi, ciao Noemi. Mi ha peccato. Nicole e Navillò, buonasera ragazzi, altro che faccio Valdostano, benvenuti in Canavese. Grazie. Siete pronti? Sì, siamo pronti, siamo qua.
L'obiettivo è divertirci e poi arrivare in fondo. Bene, equipaggio giovane della Sport Forever, anche loro al via della Ronda del Canavese, ci vediamo domani sera, in bocca al lupo ragazzi, ciao! Amatori e Deren, numero 50, tutto a posto? Posto, te? Un anno. Sì, beh, è passato un anno, è importante rivederci, no? Bocca al lupo, ciao! Buonasera ragazzi, Massimo e Micaela Ponzetti, benvenuti a Rivarolo, come va? Bene, 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 bene. Un po' preoccupato di fare cosa può essere domani, ma bene. È un po', ecco, è un po' la preoccupazione, adesso a parte gli scherzi un pochino di tutti, sembrerebbe che c'è la luna là che ci guarda, sembrerebbe che... E poi se piove dalle 20 va benissimo. Benissimo. Ciao ragazzi, buona serata. Massimo e Micaela Ponzetti. Modo di questa Renault Clio, un'altra Renault Clio. Oh, ebbene, allora io qua l'applauso lo voglio grande perché il secondo equipaggio femminile alla via, Andrea Sala Tardito e Federica Botta. Per Andrea è l'esordio al volante dopo una stagione intera passata a navigare. Abbiamo scelto di passare da questa parte per vedere l'effetto che fa, è vero Andrea? Bisogna ripercorrere le orme di papà. Tutto buon sangue non mente, perché papà Fabrizio lo conosciamo, chi ha i capelli bianchi e chi come me i capelli invece li aveva una volta, devo dire che ha conosciuto e conosce, anche perché voglio dire, Fabrizio è stato protagonista proprio con Andrea dell'ultima gara della stagione a Montcalvo nel 2022. Allora, che effetto fa stare da questa parte? È strano, molto strano, perché io sono abituata a stare a destra, comunque dopo 16 gare a destra passare di qua è un po' difficile. Però con i giusti aiuti, infatti ringrazio tanto mio papà, mia mamma, Elio Tirone e Patrick Gagliasso che saranno qua da qualche parte, se no senza testa, senza nulla questa macchina non la riesce a guidare. E poi lei è il meglio che c'è. In bocca al lupo e buon divertimento. Partono con la giusta carica. Sidotto e Amerio, buonasera ragazzi, un giovane e un veterano con tanta esperienza. Ah sì, è la prima gara, vediamo cosa riusciamo a fare. Sì, esordio. Questo è un esordio, beh, vieni un po' più avanti che almeno ti vediamo. Questo è un esordio ragazzi, un esordio assoluto. Beh, per il pilota, il navigatore, penso che qualche galuccia l'abbia fatta, è vero? Bravo, bene. Quindi sappi che domani l'importante è tornare qua. Certo, cerchiamo di farlo. Siamo sicuri perché lì di fianco c'è uno che di rally se ne intende. Buon divertimento ragazzi, ciao! Alice Rappoldi con il numero 54. Io voglio fare gli auguri ad Alessandro Rappoldi perché oggi è il suo compleanno, quindi un applauso glielo dedichiamo, vero? Tanti auguri Alessandro, auguroni. E invece parliamo della gara. Naturalmente siamo pronti, alla Canavese non si può mancare. Prima volta la gara di casa e vediamo di arrivare domani sera. Dobbiamo essere qua, anche perché c'è questa Coppa Canavesani che sotto un certo aspetto, se gli altri là hanno dei missili, però fa classifica, quindi è bene esserci. Buon divertimento. Ciao, ciao. E Pastorino, altro equipaggio con una vettura della Scacco Matto. Da dove voi? Da Porto, non arriviamo da lontano. Ah, quindi altro equipaggio canavesano, e quindi non prima volta qui. Seconda volta. L'anno scorso la prima volta con una Swift, quest'anno siamo con questa, vediamo come va, ci proviamo. E la prova? Vigila, e vediamo se nevicherà, ci divertiremo. Ah, bene, bene, voi siete fra i pochi che sotto un certo aspetto, se non è meglio, ma se, vediamo. Quando vediamo, perfetto, bravi, bravissimi. Ciao ragazzi, ciao. E la
sfilata della vettura scaccomatto continua con un altro equipaggio che non manca mai alla Ronde del Canavese, ma nelle gare del Torinese in generale. Giorgio e Giulia Costa Salute. Giorgio, allora, ben ritrovato. Buon anno a questo punto, perché è la prima. Infatti, siamo di nuovo qua e farò una classe dura domani. Molto dura, però bello perché combattivo, essendo in tanti, e ci proviamo, facciamo del nostro, vediamo. Poi domani sera ne discutiamo. Ne parleremo, ne parleremo. Perfetto. Ciao ragazzi, buona serata. Vi ricordo intanto per il primo equipaggio assoluto la Coppa Memorial Livio Balsano, ma c'è quella della Coppa importante dedicata a Gino Bellan, che va al primo equipaggio canavesano. Con il numero 57 abbiamo invece con noi Silvano e Siti, abbiamo Giotto, Reno Clio. Silvano, ben ritrovato. Sì, mi fa piacere anche rivedere te. Va bene, speriamo. Cominciamo, via, vediamo come va. La fumatura. Come diciamo noi, la fumatura. Ciao. E intanto Obiettivo News sta continuando a regalarci le fasi salienti di questa cerimonia di partenza di questa 17ª edizione della Ronde del Canavese. Cerriali Innocenti, è un altro equipaggio molto importante, perché sicuramente Matteo Cerriali avrà qualcosa in programma per il 2023. Ma sì, dai, per noi è una gara test, quindi cerchiamo di prendere un po' di confidenza, vabbè, ma la macchina te la conosco già. Bene, come vedete la Ronde del Canavese è l'occasione per molti equipaggi di provare quelli che saranno tutti i meccanismi per una stagione importantissima. Ci fa piacere proprio presentarvi qua. Ciao ragazzi, buona serata, in bocca al lupo per domani. La vettura della DR Corse, portata in gara da Riccardo Gandolfi e Serena Vacchieri, con il numero 59. Allora, Ricca, abbiamo lasciato momentaneamente la Clio in garage per riprovare un'altra volta una vettura che tu hai già avuto modo di usare e con la quale sei andato forte. Qui alla Ronde del Canavese, perché? Cosa abbiamo in programma nel 2023? Ma sicuramente di rifare le gare zona come l'altro anno, sono comodi, sono vicino, poi a 50 anni dovevo arrivare. Poi gli impegni di lavoro sono sempre tanti, bisogna metterci anche quello. Il lavoro è la prima cosa che ci porta via un pochino. Bene, ne approfittiamo per salutare Riccardo Gandolfi, Serena Bacchieri, equipaggio della DR Corse a bordo di questa Renault Clio. In bocca al lupo, buon divertimento ragazzi. Salutiamo anche Dino Romano e tutto il suo team. Attenti a questi due, mi verrebbe da dire, perché con il numero 70 abbiamo Cave e Bausola. Eccoci nuovamente qua, Cave. Ripartiamo da qua e proviamo questo nuovo attrezzo. E i ragazzi hanno fatto un lavoro spettacolare. Finita di montare stanotte alle 2:30. Come al solito, eh. È arrivata lunga, siamo arrivati lunghi per vari motivi e quindi domani la proviamo. Speriamo che il tempo tenga e ci proviamo. Dai, come al solito da adesso. Stagione 2023, c'è qualcosa che vuole in pentola? Ma stiamo cercando di organizzare, di fare CRZ prima zona e vediamo se riusciamo a chiudere il budget. Siamo un po' corti. Godiamoci intanto la Ronde del Canavese. Ciao ragazzi, ciao! Carello e Carruccio con il numero 71, allora! Anche voi pronti alla battaglia, perché in questa classe c'è da battagliare. Certo, noi faremo la nostra gara, vediamo un po' domani come andiamo. Incognite sono il tempo. Speriamo che faccia bello almeno il mattino, divertirci al mattino col tempo bello. Benissimo, perfetto, ne discutiamo domani. Ciao ragazzi, buona serata, ciao! Il suo papà fu l'ideatore del Rally Alto Canavese. Dalla scorsa stagione abbiamo il piacere di avere anche il figlio Luca al volante.
Bellan e Vincenti, allora Luca, la gara di casa, la gara di papà? Eh sì, era una gara molto sentita, diciamo. Talmente tanto che volevo farla che alla fine abbiamo fatto nevicare, adesso ci siamo riusciti. Benissimo, lo facciamo con questa vettura che mi sembra che tu hai viaggiato usato, no? No, è la prima volta con lui, prima volta con questa macchina, quindi sarà una gara molto di studio, diciamo. Tranquilli. E vi aspettiamo qua domani sera, ok? Ci vediamo, ciao! Davvero molto molto volentieri, perché sono due persone fantastiche. Ritroviamo nuovamente Tomasina, è vero? E siamo pronti, prontissimi. Poi abbiamo scoperto che comunque c'era Pistoresi alla premiazione, tutto, non potevamo mancare. Io ancora devo rispondere il bacio dell'anno scorso, quindi Pistoresi naturalmente. Sì, esatto, solo da due basta. Vabbè, vorrei vedere, cioè, non pretendono da me perché capisco una... assolutamente no. Ecco, il tuo navigatore si dissocia, eh. Pistoresi ha sentito, fate del vostro meglio per essere qui domani sera, vi impegnerò finché lui paghi il suo debito. Così. Ciao ragazzi, ciao. Il numero 73 Alessio Giuseppe Sudato. E un'altra 106, buonasera ragazzi, De Santis e Darchiani. Allora ragazzi, siamo pronti. Quanto tempo, eh? La Mitsubishi, tanta storia. Da quando mi sono trasferito in Toscana ho trascurato più volte, ma come mi sono fortunato. Bene, mi fa molto molto piacere. Domani ci divertiamo in una classe dove non si scherza, ma tu sei abituato alle sfide, no? Ma sì, la prova ti piace, ovviamente è impegnativa, molto impegnativa. Ci vediamo domani sera, così ne parliamo. Con molto piacere. Fabrizio De Santis, coppia con Tarchiani, peso 106 per loro, partono in questo istante. De Maria e Cassini, da dove? Arriviamo dalla Liguria, Vallebrosa per il maggio. Quando dici questi nomi... L'appassionato di rally luccicano gli occhi, davvero. Prima volta qui con noi? Sì, prima volta al canadese, e vediamo di divertirci, la prova è bellissima, e cambia tanto dalle nostre, scivola tutto. Ci sono altre caratteristiche, però vediamo di starci, dai. Sì, facciamo del nostro meglio. Divertitevi, ciao, ciao ragazzi. Colombo e Grosso, buonasera, come va ragazzi? Tutto bene, grazie. Dove voi? Biella. E Lesi, non si può mancare alla gara che è vicino a casa, dai. Sì, ma noi è una gara a testa, che quest'anno facciamo tutto CRZ, quindi proviamo la macchina. Molto bene, mi fa molto piacere, è un bel programma, quindi lavoriamo bene qui al Canavese perché c'è una stagione intera dove far bene. Allora ci vediamo, ciao ragazzi, ciao. Ricca e Gaia, buonasera ragazzi, invece il vostro programma 2023? Cercare di finire questa gara. No, finire questa sarebbe e poi vediamo. Visto per il mio primo rally in assoluto. Il primo in assoluto? Ragazzi, un applauso glielo facciamo, c'è un altro esordio qua, Mi fa molto molto piacere, bene. È anche un gran bel tipo, questo è. Mi raccomando, il tuo lavoro domani è tornare qua. Esatto. Ci rivediamo qua. E io ti aspetto, così facciamo festa insieme a quei ragazzi da Fantastici. Ciao ragazzi, ciao! Siamo giunti al numero 78, con noi abbiamo Abate Mazza. Ragazzi, siamo pronti? Buonasera, speriamo per il tempo, siamo pronti. Prima gara, speriamo bene. Prima gara in assoluto anche per voi? Sì. Il navigatore ha detto sì, per lui. Bene, un altro esordio, un altro applauso glielo dedichiamo a questi ragazzi, no? Se lo meritano. Ci vediamo domani, mi raccomando. Ciao!
Buonasera ragazze, beh, io dico che domani dovete arrivare all'arrivo e questa volta non c'è più l'emozione dell'intervista, perché io ho visto una bella intervista su Obiettivo News e quindi anche domani. Bettasse ai Mulino, il terzo equipaggio femminile al via, quindi un applauso amici, lo voglio proprio sentire questa volta perché se lo meritano. Siete pronte? È stato davvero molto bello e divertente sentire la vostra storia, è una storia molto molto speciale, mi ha fatto davvero molto molto piacere ascoltarla. Buon divertimento e in bocca al lupo per domani, eh? Ciao, ciao ragazze! Un altro equipaggio su una vettura della Fumat Racing. Numero 80 per De Paulis e Gosniak. Da dove? Abbiamo fatto un... io sono toscano e lei invece è friulano. Ah, che bello! Gemellaggio tosco-friulano. Prima volta qui il canavese? Sì. Beh, io lo so che però un applauso, e qui questa è una cosa molto molto bella, tra l'altro. Mi fa molto molto piacere, benvenuti in canavese. E che dire, buon divertimento per domani, ci vediamo, ciao! E andiamo in casa Suzuki, amici di Rivarolo, un altro trofeo molto molto importante che da anni tiene banco non soltanto nelle gare regionali ma anche nel campionato italiano. Marcato ai Carbi, al numero 81, e sono pronti naturalmente, vero? Sì, sì, dai, siamo qua per divertirci. Suzuki, dicevamo, con una vettura e un trofeo interessante. Abbiamo qualcosa in mente per il 2023? No, penso gara per gara, per adesso... Andiamo alla giornata. Sì, sì. Perfetto, in bocca al lupo, ciao! Una vettura firmata Gliss con un equipaggio che conosciamo bene, Valbenis e Catalano, il numero 82. Buonasera ragazzi, benvenuti a Rivarolo. Buonasera, buonasera. In forma? In formissima, abbiamo un altro esordio di nuovo, abbiamo il quinto che porta. Il quinto che porta l'esordio? Beh, tu sei un pilota che, voglio dire, su certe cose è bravo. Sì, ci proviamo, dai, vediamo, abbiamo pazienza, quindi va bene. Vediamo di tornare qui che facciamo festa domani sera. Buona serata ragazzi, ciao! Allora, Suzuki alla via, Magnani e Bertella, voi non siete alle giorni invece. Io sono il primo rally che ho fatto. A 60 anni, quanti anni? 60. 60 anni il primo rally, beh l'applauso lo voglio qua, 60 anni il primo rally, che bello! Lui invece no, lui è già. Non ha 60 anni, ha qualcuno in meno. Assolutamente. Come mai l'idea di arrivare a 60 anni, che voglio dire, è un'età giusta, nel senso che. Ma quelli 60 anni che mi sono fatto un regalo. Ah, che bello, bravo, bravo. Il regalo dei 60 anni, che bello. Cerca di tornare qua che festeggiamo domani sera. Ciao ragazzi, ciao! E beh, che bello però. E siamo giunti alle piccole bombe di casa Fiat, Fiat 600, per Tinagli e Balzano. Buonasera ragazzi, che bella luce che abbiamo. Noi siamo avanti. A favore di telecamera, tra l'altro torniamo a ricordare il grosso lavoro di Obiettivo News che ha trasmesso in diretta tutta la fase delle partenze. Voi siete pronti? Pronti, attenti, via. Perfetto, possiamo... L'anno scorso siamo venuti qua, io ho conosciuto Marco e la sua famiglia e sua suocera, nella speciale, se vedete sulla fiancata della macchina c'è scritto una suocera per sempre, e noi questa gara la vogliamo dedicare a lei, che nel 2022 ci si augurava di guidarci nel 2023, non c'è, ma è per noi nei nostri cuori, ci guarda dal cielo. Grazie suocera! Eh beh, bellissima dedica, bravi, e cerchiamo di tornare qui domani sera proprio per lei, perché è lì che ci guarda. Ciao ragazzi, ciao! Bellini e Pozzi, numero 85, venite un pochino più avanti ragazzi per favore. Un'altra Fiat 600, sono tante le vetture, è una bella classe questa che si presenta via qui alla Ronda del Canavese. E voi ragazzi? Dai, una classe combattuta, ormai sono diversi anni che la facciamo, vediamo se nevica. Più sperina la neve? No, ovviamente. Ma le cavalle ci siamo. Ci vediamo ragazzi, ciao!
io voglio un grosso applauso perché oggi è il compleanno di Federico Santini. Vieni un pochino avanti, Fede, vieni. Prendiamoci un minuto in più e se mi prometti che non mi rubi il microfono ti faccio scendere. Anche Tatiana, scendiamo. Allora, dobbiamo raccontare una storia. Questo signore è toscano ma ormai è piemontese perché abita, se non sbaglio, a Chieri. È sempre presente, è stato uno dei protagonisti della Coppa Rally di Zona 2022, vero? Adesso ci riproviamo, ma si è accorciata però. Provo con le misure più strette, comunque turbine differenziale posteriore c'è sempre. Ah, benissimo, perfetto. Ascolta, Fede, ne approfittiamo per chiederti i programmi 2023. Ma rifaremo il CRZ a Piemonte, cercheremo di far bene. Oggi sono con questa perché la Carlotta è ai 100.000 pezzi per fare tutti gli aggiornamenti. E niente, però ci dispiaceva un essere canalese perché la prova è veramente spettacolare, perché c'è tutto, cioè discesa, piana, salita, veloce, lento, divertentissima. E ti giuro, 20 anni che corro in macchina, chiunque mi conosca tipo dico sempre voluto provare se diventa gruppo A. E quest'anno era l'occasione. Bene, bene, mi fa piacere, divertitevi, goditi il tuo compleanno come si deve e tutto il resto lo discutiamo domani. Ma sì, è un problema che stia risolvendo. No, lasciala stare, non mi toccare Tatiana per favore, Piantaci un marchio. Ma più forte di te, stavi in macchina. Io ho male alle mani e forte di tenere il microfono perché ho paura che tu... Ciao amore. Ciao ragazzi, ciao Fede, ciao Tati, ci vediamo, in bocca al lupo. Simpaticissimi come al solito. Un'altra 600, eccoli qua, Cima e Dalozzo, un altro equipaggio molto molto simpatico che mi fa sempre piacere salutare. Paolo, Dumabin, dai, siamo pronti, domani speriamo di divertirci, il tempo è incerto quindi sarà difficile, però vediamo di riportarla giù, dai, divertirci, contento di correre con l'amico Andrea, è sempre un piacere, sempre prezioso averlo di fianco. Dai, speriamo di divertirci e far benino. Vi aspetto qua. Ciao, ciao ragazzi. E andiamo avanti con Alice Variani. Allora, buonasera. Buonasera, siamo di nuovo qua. E io, meno male, sono contento. Anche noi. Sì. Domani? Speriamo. Soprattutto nel tempo. E poi ci vediamo domani sera. Speriamo di sì. Io sono qua. Giuro, faccio il possibile. Dai, vi aspetto. Ciao ragazzi. Buonasera, Paolo Terrando, Raffaele Corollo. Paolino, ascolta, mi devi dire da quanti anni fai il canalese? Sì, questo è l'inizio della nostra festa, è l'inizio della festa perché è 20 anni di canalese che coincidono con 20 anni di rally. Ah, che bello, quindi per te è un canavese da un sapore particolare. Assolutamente sì, e questo è l'atto iniziale della nostra festa che parte da Giappandina Open. Ufficiosamente già da oggi, ufficialmente da adesso e fino a domani sera. Fino a domani sera quando sarete nuovamente qua abbiamo tanto da discutere. Assolutamente sì, grazie Massimo. Ciao ragazzi, in bocca al lupo, ci vediamo domani. Buonasera ragazzi, direi Mastrazzo, allora, sì. Siamo pronti anche voi ragazzi? Ho sentito una cosa che non ho, gli altri non hanno sentito al microfono. Meglio che non la dici. Tutto bene, dai, l'ultimo chiude la porta. Ma io vi aspetto anche domani, però. Certo, sicuramente. Divertitevi e ci vediamo domani sera. Ciao, saluto Mastrazzo. Allora, l'ultima volta che l'ho visto era sicuramente un po' più brutto, ma comunque va bene. Ciao! Amici di Rivarolo, si chiude qui la parte partenza di questa 17ª edizione della Ronda del Canavese. L'appuntamento è sulle prove speciali, mi raccomando, dimostriamo come al solito di essere dei tifosi corretti, godiamoci lo spettacolo, divertiamoci, facciamo in maniera di costruire tutti insieme il successo. Da parte mia, l'augurio di una buona serata, buona gara domani, ci si vede qualche minuto prima delle 18. Ciao, buona serata. Uh-huh.